Buongiorno a tutti intanto, e sono contenta di vedervi così numerosi. Parlarne aiuta perché la sensibilizzazione è importante. Allora, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha l'obiettivo di smascherare le forme in cui si manifesta il femminicidio, lo stalking e tutte le forme di violenza fisica, psicologica, sulla donna. Questa giornata ci chiama tutti, indistintamente, a riflettere, a ragionare, a cercare anche di identificare le eventuali connivenze culturali e istituzionali che rendono possibile il permanere dell'oppressione contro le donne, anzi, l'aumentare della violenza contro di loro. Questa giornata, di fatto, ci obbliga a fare introspezione, ci dà l'opportunità di dare una risposta ai perché che continuamente ci poniamo quando ascoltiamo o leggiamo di atti criminali contro le donne. Quindi tutti, proprio tutti, siamo chiamati in causa. Un momento di riflessione è utile anche qui, nel nostro ambiente, che all'apparenza potrebbe sembrare esonerato da tale necessità. Siamo colti, istruiti, progressisti, operiamo quotidianamente con le idee, il sapere, la conoscenza, attività intellettuali di elevato livello. Godiamo anche di spazi di discussione democratica, di occasioni di confronto. Quindi vi starete chiedendo perché anche noi? Perché talvolta la discriminazione sessuale, il gender bias, si infiltrano sottilmente, in maniera subdola, talvolta involontariamente, inconsapevolmente, anche fra le pieghe del nostro vivere quotidiano, qui, in mezzo a noi. Noi che fatti non fummo a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Sono infatti le involontarie connivenze culturali che ci portiamo dentro come retaggio e di cui non riusciamo completamente a liberarci, che rischiano di essere involontariamente istituzionalizzate, finendo per essere accettate. Queste inconsce convinzioni ci inducono talvolta a preferire un ricercatore maschio ad una donna, perché non fa figli, non si assenta, non si demoralizza di fronte a un insuccesso. Preconcetti, solo preconcetti, che ci inducono ad affidare un lavoro ripetitivo ad una donna invece che a un maschio, a credere che le segretarie debbano essere tutte femmine perché tanto si tratta di lavori poco qualificati, salvo poi ricorrere a loro per sbrigare questioni di elevata professionalità, assolutamente indispensabile all'economia generale della buona riuscita del progetto. In ragione di questi falsi preconcetti, che però ci portiamo involontariamente dentro, noi contribuiamo a sostenere, a solidificare, a cementificare invece che smantellare un impianto errato che non ha nessuna valenza scientifica e che spesso è stato anche smentito dalla concretezza dei fatti e che però comunque persiste nel tempo, perché è fortemente impresso nelle nostre radici culturali. Quindi anche noi qui abbiamo il dovere di liberarci dei preconcetti, delle parole sbagliate, quelle pronunciate per abitudine, involontariamente, ma che feriscono e lasciano il segno. Ma come ti sei vestita? Mamma mia, sei più agguerrita di un uomo. Ehi, tu se non dici la tua non sei contenta. Sono queste, proprio da queste parole, da questi preconcetti, che scaturiscono atteggiamenti poco rispettosi delle donne come persone, persone appunto, con le proprie sensibilità, la propria determinazione. Sono atteggiamenti che rischiamo di tramandare ai nostri figli, ai nostri studenti, alle giovani generazioni con cui quotidianamente ci confrontiamo. Sono atteggiamenti che, se non controllati, se non condannati, si istituzionalizzano e finiscono per essere accettati come normali.
Pensiamo al linguaggio usato da alcuni giornalisti quando commentano episodi drammatici di femminicidio. Narrazioni falsate che tendono a neutralizzare la violenza contro le donne, quasi a giustificarla, con l'impiego di un frame narrativo che legano la violenza all'amore romantico e ne giustificano i presupposti culturali. Commenti che finiscono per deresponsabilizzare gli autori della violenza e colpevolizzare ulteriormente, rivittimizzare le donne. Cronache quasi sempre costruite dal punto di vista maschile dominante e che si ostinano a descrivere i femminicidi come eventi isolati e non come parti di un fenomeno strutturale. Pensiamo anche al linguaggio usato dagli stessi giudici quando emettono le sentenze, che sarebbe opportuno creare un codice deontologico in cui si rispettino le vittime di femminicidio e si smetta di parlare di raptus, di depressione, di insulsi alibi vari da parte degli autori della ferocia. Anche i magistrati hanno il dovere di riflettere sulle loro arcaiche visioni del mondo femminile. Le donne non se la vanno a cercare, le donne dicono no, le donne vestono come desiderano, le donne sono anch'esse libere di bere un bicchiere. Le donne, quando denunciano, devono essere credute, senza essere colpevolizzate dai preconcetti. Forse sarebbero necessari dei corsi specifici contro il sessismo giuridico, anche nelle facoltà di giurisprudenza, così come va rivisto il ruolo di tutta la scuola e delle università pubbliche, luoghi in cui, in primis, avviene sistematicamente ogni giorno il processo di costruzione del sé e delle società presenti e future, sulla base di modelli ben precisi che ad oggi ancora risentono del vincolo culturale che tende ad annientare l'identità della donna, la quale finisce per essere assoggettata psicologicamente, economicamente, giuridicamente, politicamente, socialmente e infine, spesso, fisicamente. Abbiamo il dovere di contrastare culturalmente l'esercizio di potere che l'uomo e la società esercitano sulla donna. Quell'esercizio che ha come unico obiettivo il mantenimento di comportamenti femminili che rispondano alle aspettative dell'uomo e della società patriarcale. Una società che la vuole sottomessa e che dunque opera con le parole e i fatti per ostacolare la sua autodeterminazione e il godimento di diritti fondamentali. Lo scellerato decreto Pillon ha tentato di rinforzare proprio questo impianto medievale, addirittura ha cercato di minare anche i diritti fondamentali faticosamente conquistati. Lo stesso Stato, con i tagli ai finanziamenti, riduce il numero dei centri di accoglienza per le donne in pericolo che denunciano violenza e necessitano di aiuto. Noi abbiamo il dovere, tutti, di pretendere azioni concrete che contrastino l'assoggettamento e la solitudine delle donne. Ricordare una donna morta di femminicidio significa commentare e commemorare il fallimento dello Stato, che è incapace di proteggerla ed evitarle questa sorte. Significa appiattirla su stereotipi e luoghi comuni che la rivittimizzano e non aiutano a rimuovere gli ostacoli da superare per costruire una società del rispetto, della dignità e della vita per tutti, tutti noi, per tutte e tutti. Dunque abbiamo la responsabilità di fermare questa triste spirale culturale e di innescare nuovi codici comunicativi, nuove parole, nuovi atteggiamenti di inclusione, di dialogo, di paritetica accettazione dell'altro e dell'altra. E abbiamo il dovere di attivarci per rimuovere ogni forma di discriminazione, ogni ostacolo alla concreta parità. Anche nei nostri ambienti, purtroppo, persistono sottili forme di sperequazione, disuguaglianza economica, ingiuste differenze di livelli di ingresso e di progressione di carriera fra uomini e donne, a conferma che forse involontariamente di certi retaggi neanche noi siamo ancora riusciti a liberarci. Ecco perché oggi, ma non solo oggi, è necessario un esercizio di introspezione. In fondo, la violenza feroce che caratterizza il femminicidio è un risultato finale, l'atto estremo, la somma di tutte queste componenti. È la punizione inflitta alla donna
che rivendicando i propri diritti e smascherando le ipocrisie e le ingannevoli apparenze disattende le aspettative della società. Una società che ha ancora tanta strada da percorrere prima che possa rendersi conto che uomo e donna hanno uguale diritto di cittadinanza, in casa, in famiglia, a scuola, nelle università e nel mondo del lavoro. Abbiamo il dovere di renderci protagonisti di un cambiamento di rotta, o saremo costretti a sentirci come individui e come istituzione conniventi e corresponsabili di altre tristi storie da raccontare. Grazie. Direttore Flavio Seno, direttore di dipartimento, che intanto già ringrazio per aver dato questo spazio, di averci concesso questo spazio. Prego, Flavio. Grazie a te, Pina, per aver organizzato questa giornata e per questa introduzione molto, molto significativa. Allora, io, essendo un fisico, no, qui siamo la maggior parte fisici, partiamo con i numeri, che sono impressionanti. L'anno scorso sono state uccise da compagni, partner, 142 donne in Italia. Dal 2000, 142 significa più o meno un dipartimento, dal 2000 sono morte 3200. E insomma, al netto di casi, dubbi, insomma, si può parlare di 1800 donne uccise per questioni di gelosia e di possesso. Se ci concentriamo sui casi che non portano alla morte, ma di sopruso sessuale, l'anno scorso ci sono stati 5.000 casi, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, e cosa che forse che deve farci riflettere, questo aumento è più marcato al nord, è un aumento di circa l'8%. Quindi calcolando che in generale la quantità di delitti nella società è più o meno sta un po' diminuendo, il fatto che ci sia una crescita di questo tipo di delitti mostra la gravità del problema. Ecco, quindi c'è una forte crescita anche dal punto di vista numerico, e tutto cresce tranne una cosa che ha già sottolineato Pina, che sono i finanziamenti che vengono dati per i centri di difesa. Tenete presente, qui c'è una questione, c'è un palleggiamento di responsabilità tra Stato e Regione su chi deve fare. Comunque sono arrivati metà dei finanziamenti previsti per il 2016, quindi siamo indietro di 3 anni. Allora, quindi capite che non stiamo parlando di qualcosa folcloristico, c'è qualcosa proprio, la violenza stessa è a livelli veramente, veramente preoccupanti. Questo soprattutto in un paese come il nostro ci fa riflettere, un paese che, vi ricordo, ha modificato le sue leggi che prevedevano dell'imparità tra donne e uomini su quelli che si chiamavano reati di adulterio solamente attraverso sentenze della Corte Costituzionale. I nostri politici non sono mai stati in grado di far legge. Nel 68 è stata la Corte Costituzionale che ha tolto la disparità famosa di cui si parla spesso. Ecco, quindi a mio avviso c'è un imbarbarimento che poi io vedo, almeno questa è la mia opinione, anche in molte altre situazioni che qui mi allargo anche a livello mondiale, diciamo, il fatto, la situazione nelle carceri e l'altra cosa che mi dà fastidio, queste forme di violenza ormai accettata contro il nemico. Insomma, si festeggia, e sto parlando di Barack Obama, mica si festeggia che è stato ucciso un nemico. Insomma, una volta io ho studiato Cesare Beccaria, nostra cosa che c'è adesso, insomma, ma non voglio sviare il discorso dal tema principale di oggi, ma solo per sottolineare
che la situazione globale non è positiva. Ecco, come diceva Pina, noi qui boh, ci sentiamo forse lontani da questo, siamo un ambiente di abbastanza selezionato, qui tutte persone istruite e pensiamo che questo avvenga nelle periferie. Allora sì, spero che i casi efferati non succedano in certi ambienti, anche se non sono del tutto sicuro, ma ovviamente quella che va combattuta è la cultura, è la discriminazione, è qualcosa che esiste quotidianamente, e questo esiste anche nel campo della fisica. Io sono rimasto abbastanza scioccato, non so se a tutti era chiaro, l'anno scorso quando è stato dato il premio Nobel, a scoprire che solamente 3 donne hanno preso il premio Nobel in 120 anni che esiste questa istituzione. È vero che Marie Curie valeva per 10 forse, però ne ha presi 2. Però è un numero impressionante. Questo mostra che appunto c'è una qualcosa di intrinseco che rende per le donne più difficile anche fare una carriera in un ambiente come questo, dove non ci dovrebbe essere nessuna forma di disparità all'inizio, insomma. Ecco, allora concludo ricordando che oggi, se non sbaglio, se Facebook non sbaglia, oggi sono 7 anni che è morta Milla Baldoccioli. 8 anni che è morta Milla Baldoccioli. Ecco, allora perché lo dico? Perché credo che questi esempi siano importanti. Giulio l'altro giorno mi ha mandato una sua intervista fatta alla Milla, in cui Milla diceva che lei non ha subito nessuna discriminazione, no? Quindi non si sentiva, lei dice che la discriminazione avviene forse prima, no? Una volta che arrivi qua questo non c'è. Allora intanto l'ha fatta, carriera finita, avrei voluto intervistarla all'inizio, ma non so se questo fosse vero, però comunque anche se è stato così, io credo che sia importante comunque mostrare soprattutto alle nostre studentesse e alle persone più giovani che niente è precluso per le donne nel nostro ambiente. Ecco, allora concludo segnalando che abbiamo appena fatto richiesta al comune, insieme all'università, di intitolare una via appunto alla professoressa Milla Baldoccioli. Allora ovviamente questa via non è ben data perché è una donna, ma perché è una scienziata donna. Io credo che questo sia importante, sia anche un segno di speranza per il nostro ambiente. Grazie. Grazie. Allora, adesso do la parola invece a Mauro Mezzetto, direttore di sezione INFN, che vuole dire anche lui qualcosa. Buongiorno a tutti. Io in realtà ho cercato di resistere all'invito di Pina, perché ho cercato di spiegarle che in questi giorni sono veramente troppo indaffarato e facevo fatica a concentrarmi su questa presentazione, perché, ci credete o no, parlare in queste occasioni è complicato, non è facile, costa fatica e sforzo. Ma Pina è venuta in stanza mia, ha battuto i pugni sul tavolo, mi ha convinto e io ho capito che non c'era modo di resistere. Mi richiamo volentieri a Milla Baldoccioli. Io ho fatto la tesi di laurea e dottorato con la Milla, quindi io ho un imprinting particolare, per cui non sono capace in nessun modo di vedere le donne come di fisica, come dire, subalterne. La Milla aveva una personalità fortissima e certamente non era succube di nessuno. Per orgoglio non ha mai messo ufficialmente di essere discriminata, sono convinto che Giulio ha spiegato così, ma in privato spesso Milla raccontava che in realtà all'inizio lei ha fatto veramente molta fatica e diciamo tutto quello che si era conquistato aveva fatto una fatica doppia o tripla di tutti i colleghi maschi che aveva visto arrivare a fisica.
a me sembra di poter dire che la situazione adesso non sia così drammatica, anche se è evidente che una differenza ci sia, ed è evidente che va mantenuto come dire, lo sforzo altissimo per fare in modo che ci sia una parità di opportunità, non fosse altro perché è evidente che avendo un patrimonio umano di questo valore sprecarlo è una stupidaggine, cioè se non ci fosse nient'altro, solamente a fini utilitaristici, vuol dire avere a disposizione le donne con il loro valore e non usarle per quello che valgono è veramente una sciocchezza. Io approfitto di questa occasione per esprimere, dopo 8 anni che sono direttore, la mia veramente sincera e profonda rispetto, stima e ammirazione per tutte le donne che lavorano in questo dipartimento, in questa sezione, sia fisici che personale tecnico amministrativo. Mi sono reso conto che è evidente che le loro condizioni, è evidente ed è facile anche da capire, ma insomma la difficoltà oggettiva per una donna di conciliare la propria vita con questo tipo di lavoro è di tutta evidenza. E il fatto che nonostante questo riescano a ottenere risultati pari o superiori agli uomini è anche altrettanto evidente e questo va rispettato. È chiaro che questo fa in modo che che ci sia una selezione più dura rispetto alle donne, perché la difficoltà oggettiva a cui vanno incontro è superiore e questo non c'è dubbio. Devo dire che guardando i numeri questo non parte a posteriori, perché le iscrizioni a fisica di donne è al 25% e questo numero non peggiora di tanto all'avanzare della carriera, anche perché più avanziamo alla carriera più andiamo indietro negli anni dove le condizioni erano diverse. Quindi diciamo è oggettivo che fin dall'inizio le donne vedono la carriera di fisico come non adatta al loro modo di impostare la propria vita. Questo è vero in Italia e in tutti i paesi del mondo, in tutte le culture, non c'è bias e non ci sono culture che favoriscono l'ingresso delle donne nella carriera di fisico, di ingegnere o di scienziato. Questo non ci esime da nessuna responsabilità né dal fatto che l'impegno per garantire pari opportunità deve essere veramente massimo. Quindi ringrazio Pina di avermi convinto a venire e naturalmente ascolto con grande interesse questa ora di riflessione. Grazie. Allora, adesso, sempre per rimanere nel tema delle parole, invito Cristina a leggere qualcosa che lei ha preparato. Ma forse non mi serve il microfono? Forse no. Provo. Allora, le parole hanno una loro profondità e spiegano a volte molto di più del loro significato. Ho qui un piccolo elenco di parole molto preziose. È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini, che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano luogo comune un po' equivoco, che poi a guardar bene è un po' sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Vi faccio un esempio. Un cortigiano, un uomo che vive a corte. Una cortigiana, una mignotta. Un massaggiatore, un cinese terapista, una massaggiatrice, forse siamo ancora lì, una mignotta, un uomo di strada, un uomo del popolo, un uomo di strada, una donna di strada, scusate, questa è facile, una mignotta, un uomo disponibile è un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile, è un po' mignotta. Un passeggiatore, un uomo che cammina. Una passeggiatrice, anche qui, ci si siamo, è un po' mignotta. Un uomo con un passato,
un uomo che ha avuto una vita, in qualche caso non particolarmente onesta, ma che vale la pena di raccontare. Una donna con un passato, beh, insomma, siamo ancora lì, una mignotta. Uno squillo, il suono del telefono. Una squilla? Non occorre neppure dirlo. E ce ne sarebbero tante altre. Questo elenco lo ha scritto un uomo che si chiama Stefano Bartezzaghi. Il professor Stefano Bartezzaghi, un enigmista, un giornalista, un grande esperto di linguaggio. Ringraziamo Bartezzaghi per aver scritto questo elenco di ingiustizie. Noi che siamo donne le sentiamo da tutta la vita. Purtroppo tutto nasce fin da piccoli. Un bambino maschio già all'asilo potrebbe iniziare a maturare l'idea che le bambine siano un po' meno importanti di lui. Da ragazzo potrebbe crescere nell'equivoco che le ragazze in qualche modo siano di sua proprietà. Da adulto potrebbe, ma è solo un'ipotesi ovviamente, pensare sia giusto che le sue colleghe vengano pagate meno e a quel punto non gli sembrerebbe neppure così grave offenderle, a volte anche con certi complimenti. O deriderle, toccarle, palpeggiarle come si fa con la frutta matura. Se fosse così potrebbe anche diventare pericoloso. Sì, sì, una donna adulta o anche giovanissima potrebbe essere aggredita, picchiata, sfregiata dall'uomo che l'ama, uno che l'ama talmente tanto da pensare che lei e anche la sua vita sono roba sua e quindi può farne quello che vuole. Ma per fortuna sono soltanto parole. Allora, scioccante, vero? Invito nuovamente Cristina che ci legge altre cose. Grazie. E le chiavi di casa, tratto da Ferite a morte di Serena Dandini. Allora, questa è la chiave del cancello. No. Questa è del portoncino blindato, sì, sì. No, questa è del garage. Aspetta, da capo. Questa è del portoncino. Se cambio la serratura ha detto che m'ammazza. Dice che è anche casa sua, solo perché ci ha abitato. Ma io ci stavo in affitto da prima che arrivasse lui. Ma se cambio la serratura ora m'ammazza. La cambio? No, non la cambio. E io non l'ho cambiata. Così è entrato di notte, tranquillo con le sue chiavi, e mi ha strangolato mentre dormivo. Il ragazzino non si è accorto di nulla, ha continuato a dormire. Era bravo con il ragazzino. Lo portava ai campi sportivi, a vedere le partitelle. È stato quello che mi ha ingannato. Se uno è buono col ragazzino, è buono pure con me, pensavo. Mi sentivo tanto sola, alla fabbrica, ragazzino. Mi piaceva vedere un uomo dentro casa la mattina. Sono belli i maschi in bagno mentre si fanno la barba, con quel buon profumo di pulito. Per essere pulito era pulito, eh. Si cambiava due camicie tutti i giorni. Io non ero una grande stiratrice, lo so, ma lui era un po' fissato. È colpa delle madri, che abituano questi maschi come al Grand Hotel. E poi, quando escono nel mondo vero, non ci si ritrovano più. Se avessi avuto i soldi, ci andavo io al Grand Hotel insieme al ragazzino e lasciavo quella maledetta casa. Me l'avevano detto al centro antiviolenza, ma cambia la serratura. Ma io c'avevo paura che mi ammazzava. L'aveva urlato ai 420. Se cambia la serratura, l'ammazzo. E io non l'ho cambiata. E infatti è entrato. Mi ha ammazzato. Non c'è una logica.
Chi ci capisce qualcosa è bravo. Allora, questa è della porta principale, no, del cancelletto. Entrava e usciva a tutte le ore, come gli pareva. Accendeva la televisione a tutto volume di notte, mi svegliava il ragazzino, svuotava il frigorifero, si mangiava la spesa di 2 giorni. Era abituato a servirsi a piacimento. Poi veniva in camera da letto e anche lì si serviva a piacimento. Solo del bagno non aveva le chiavi. Lì potevo chiudermi a piangere in santa pace. Eppure, dopo l'ultima discussione, sembrava acquietato. Vedrai che ha capito, pensato. Non mi ha neanche detto se cambi la serratura t'ammazzo. Allora mi sono detta, quasi quasi domani la cambio. Ma mi ha ucciso prima. Io non lo volevo offendere, volevo solo lasciarlo, o meglio, volevo che lui ci lasciasse in pace, a me e ai ragazzi. Ma lui dalla madre non ci voleva tornare. Eppure la madre stirava molto meglio di me. Me lo diceva sempre, dovresti imparare da mia madre. Non ho fatto a tempo. Scusate, glielo dite voi alle ragazze del centro antiviolenza che ci avevano ragione? Io non le ho più trovate. Dice che hanno dovuto chiudere per via dei tagli e ora al posto loro c'è una banca. Ma il mutuo non me l'hanno mica dato. Peccato, volevo tanto cambiare casa. Ora mi sono rimaste solo queste chiavi e non mi ricordo neanche cosa aprono. Questa è quella del cancello. No. Questa è una porta aperta di Alessia Balan. Ti prego, la pancia no, aveva urlato. Quel grido disperato finalmente era uscito fuori. No, basta! Le parole erano risuonate forti, impellenti, in quella stanza e ora dovevano solo diventare azione. Lui rimase spiazzato da questa reazione. Irene fece appello a tutte le sue forze. Riuscì a divincolarsi, a sferrargli un calcio proprio lì, dove lui si credeva più uomo. Il colpo dovette averlo ferito. Tanto che lui gridò, la minacciò, forse le chiese anche aiuto. Irene si lanciò verso la porta d'uscita. Non voltarti, non ascoltarlo, si ripeté, per non ricadere ancora una volta vittima dell'incantesimo, della paura e della disperazione. Devo scappare, era il solo pensiero di sopravvivenza, mentre il cuore batteva impazzito. Con un gesto meccanico raccolse la borsa e poi si precipitò giù per le scale. Terzo piano, secondo piano, piano terra. La sua condizione non ci volevano tutti quegli scalini. Le sembrò di aver smesso di respirare dall'affanno. Da troppo tempo il suo respiro era ormai soffocato e timoroso, come se una semplice ispirazione potesse diventare motivo di disturbo. Era arrivata al punto di cercare di anticipare le sue richieste, di prevedere le sue mosse, gli scatti di ira di quell'uomo, ed era doppiamente prigioniera di quel legame assurdo e sbagliato e di se stessa. La paura era diventata il suo stato d'animo abituale. Si era impossessata delle sue giornate e delle sue azioni. Paura che qualcosa andasse storto e lo irritasse. Paura di dire per non contrariarlo. Paura di fare per non sbagliare. Paura di non aver fatto abbastanza, perché anche quello poteva essere un errore. Paura di esistere, perché ormai quell'uomo era riuscito a cancellare ogni briciola di autostima, a farla sentire inadeguata a tutto, anche al genere umano. Non sei capace di fare nulla, non vali niente. Forte della sua miseria, lui la picchiava, sfogando una rabbia di cui lei non aveva colpa. All'inizio non era stato così, almeno non subito. Mi occupo io di te, le aveva detto. Non le era sembrato vero che qualcuno le dimostrasse dell'attenzione. Nel bisogno disperato di affetto, aveva confuso l'amore con l'ossessione, la comprensione con una ingiustificata accettazione, l'interessamento con il controllo. Dimmi di quello di cui hai bisogno, ci penso io, insisteva quell'uomo padrone.
Irene aveva iniziato a delegargli l'esistenza e lui si era sentito sempre più autorizzato a interpretarne i bisogni a sua discrezione, fino al totale controllo della sua vita. Ribellati, fai qualcosa, non puoi andare avanti così, le ripeteva invano l'unica amica che riusciva a vedere di nascosto. Ma io ho bisogno di lui, è tutta la mia vita, non ce la faccio. Ancora si ostinava a ripetere Irene a testa bassa perché la vergogna le impediva di scostare i capelli che le coprivano i lividi. In quella folle dipendenza, mascherata da sentimento, si alimentava ogni giorno il degrado della sua vita. Essere felice era un diritto per niente scontato, ma tutto da guadagnare. La paura di perdere quel niente che aveva le faceva ricacciare dentro ogni ribellione. Le bastava che lui un giorno le chiedesse scusa per ricominciare a sperare che cambiasse, per trovare comunque qualcosa di cui rimproverarsi e per convincersi che in fondo la sopportazione aveva anche un senso. Nessuno scatto d'orgoglio fino a quel giorno. Non l'avrebbe forse mai fatto per se stessa, ma per la sua creatura sì. Non poteva venire al mondo per avere paura di esistere. Per lei dovevano esserci solo braccia alzate, in un abbraccio, mani aperte, per dolci carezze, e le parole dovevano avere la magia di una ninna nanna. Aveva finito l'ultima rampa e dovette prendere fiato alcuni secondi, ma non aveva ancora osato voltarsi indietro. Sbatté dietro di sé la porta del condominio e uscì in strada. Riprese a correre, la mano sempre incollata al grembo, in un'unica meta in mente. Era stremata, ma inebriata da quella forza ritrovata, da quel coraggio insperato che la faceva sentire viva dopo tanto tempo. Finalmente le si aprì una porta sicura. Aiutami, riuscì appena a dire, prima di crollare esausta tra le braccia dell'amica. Allora, per concludere, sempre Cristina ci legge delle bellissime poesie che parlano d'amore e anche di violenza. Allora, questo è di Alda Merini, Vuoto d'amore. Il mio primo trafugamento di madre avvenne in una notte d'estate, quando un pazzo mi prese e mi adagiò sopra l'erba e mi fece concepire un figlio. Mai la luna gridò così tanto contro le stelle offese, e mai gridarono tanto i miei visceri. Né il Signore volse mai il capo all'indietro, come in quell'istante preciso, vedendo la mia verginità di madre offesa dentro a un ludibrio. Il mio primo trafugamento di donna avvenne in un angolo oscuro, sotto il calore impetuoso del sesso, ma nacque una bimba gentile, con un sorriso dolcissimo, e tutto fu perdonato. Ma io non perdonerò mai, e quel bimbo mi fu tolto dal grembo e affidato a mani più sante, ma fui io ad essere oltraggiata, io che salii sopra i cieli per avere concepito una genesi. Ultima. Sii dolce con me di Mariangela Gualtieri. Sii dolce con me, sii gentile. È breve il tempo che resta, poi saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo dell'umano, come ora ne abbiamo dell'infinità. Ma non avremo le mani. Non potremo fare carezze con le mani e nemmeno guance da sfiorare, leggere. Una nostalgia d'imperfetto
ci gonfierà i fotoni lucenti. Sii dolce con me, maneggiami con cura, abbi la cautela dei cristalli, con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso, più dell'opera blindata nei sotterranei, è affettivo, fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere, e tu sii dolce con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente poggia il tuo piede e abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo, volteggio, maturazione e radice, scorre d'acqua, scatto e becchettio e schiudersi o svanire di foglie fino al momento della fioritura, fino al pezzo di carne sulla tavola, che corpo mangiabile per il mio ardore di essere qui. Ringraziamo ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci, questo essere corpi scelti per l'incastro dei compagni d'amore. Allora, grazie a Cristina che come sempre riesce a dare un tocco speciale alla giornata. Io ringrazio tutti quanti voi per essere intervenuti, ringrazio ancora Fabio Seno per aver dato e concesso questo spazio, il direttore di sezione, e che dire, ci rivediamo il prossimo anno perché noi punteremo i pugni sul tavolo, come ha detto Mauro, e cercheremo di lanciare il messaggio che è necessario mandare ai giovani, a tutti quanti noi, ce lo dobbiamo ripetere. Grazie per questa giornata e grazie.